Un caro saluto a tutti i nostri telespettatori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Concita Fava, psicologa di gruppo. Ci spieghi lei di preciso in che cosa consiste l'esatta dicitura La e... gruppo analisi si occupa fondamentalmente della conduzione di gruppi e della terapia e della cura attraverso i gruppi, perché fondamentalmente la nostra mente nella concezione gruppo analitica è relazionale e come tale all'interno di noi convivono tantissime persone, cioè si parla sempre di trigenerazionalità. Quindi bisnonni, nonni, genitori. Abbiamo, c'è dentro di noi tutte queste persone che influiscono poi sul nostro comportamento. Il gruppo favorisce l'esternazione e quindi la proiezione di questi vissuti anche inconsci, per cui si pone come terapia ottimale in determinati disturbi, ma naturalmente non in tutti, come qualunque indirizzo, insomma. Ora capisco perché in me c'è molto dei miei nonni e forse più dei nonni che dei genitori, perché da piccolo mi capitava di passare più tempo con i nonni e non con i genitori perché erano più impegnati. E approfitto dell'occasione per chiederle, ma quando noi parliamo, magari soltanto in due, riusciamo a sintonizzarci col nostro interlocutore, perché tante volte ho assistito personalmente o indirettamente a dialoghi diversi, cioè una persona parla di una cosa e un'altra parla di un altro. Quindi con questi gruppi si riesce un po' a sintonizzarli complessivamente quando due già è difficile sintonizzarli. È naturalmente difficile perché comunque tutti i disagi di tipo psichico hanno a che fare con un deficit della comunicazione e un deficit della relazione. Ci sono proprio delle problematiche all'interno della comunicazione con l'altro. Per cui è estremamente difficile sintonizzarci E come bisogna fare? all'interno del gruppo o lei dice in una conversazione, in In un una dialogo. conversazione e poi riparliamo del gruppo eventualmente. No, possiamo. È molto difficile cercare la sintonia con l'altro perché implica un mettersi da parte, mettere da parte se stessi e mettersi nei panni dell'altro. Operazione non sempre facile perché comunque il nostro ego, il nostro narcisismo spesso tende a prevalere e a sovraccaricare la conversazione con l'altro. Maggiormente noi meridionali tante volte ci parliamo addosso, cioè uno parla, l'altro parla di sopra, uno parla di un argomento, l'altro si frappone con altri argomenti. Ecco, come migliorare allora la sintonia? Migliorare la sintonia fondamentalmente implica una messa da parte di se stessi e una disposizione all'ascolto dell'altro. Che non è sempre facile, non sempre avviene, non sempre siamo disposti ad ascoltare veramente l'altro o quello che l'altro ha da dirci, da comunicare a noi. È perché è molto difficile mettersi da parte, per cui si tende ad essere autoreferenziale a volte nelle conversazioni, si tende a sovrapporsi, per cui non si permette all'altro di esprimere se stesso, che sia una comunicazione a due o sia in un gruppo di 20 o sia all'interno anche di un colloquio psicologico in cui ci sia un trattamento, spesso chi è dall'altra parte poi deve arginare il fiume in piena che è la persona che sta comunicando, non ascoltando poi i consigli del professionista, non ascoltando che ci devono essere delle pause di riflessione all'interno comunque del dialogo, del colloquio. E il professionista in questo senso come interviene per far sì che io quando discuto con una persona mi possa sintonizzare col mio interlocutore? Cioè lo devo prima conoscere, mi devo chiedere cosa pensa, qual è il metodo più Ma sa, nelle rapido? conversazioni di tutti i giorni, che poi sono estemporanee, incontriamo l'amico al bar, in giro, dal giornalaio, non abbiamo poi il tempo
di soffermarci a fare questa operazione, e nel momento in cui abbiamo un interesse, una motivazione vera a conoscere l'altro, che possiamo fare un'operazione di questo genere. Perché poi è anche un problema proprio di sovraccarico, non possiamo riflettere sempre e comunque prima di parlare, cioè durante tutto l'arco della giornata. Quindi quando ci sono conversazioni più importanti, quando c'è più tempo per poter creare questa sintonizzazione, la chiamiamo così? Tecnicamente, come termine, perché comunque si entra proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Perfetto. Io l'ho sempre immaginata come un trasmettitore e un ricevitore. Se i due non trasmettono esattamente con la stessa frequenza, però tante volte, sa, io ho visto gente che suonava malissimo, possibilmente in tonalità diverse, però erano felici, suonavano, e gente presente, chiaramente non con... professionisti, con l'orecchio assoluto, invece godevano di questa musica perché è un piacere. Come ho visto, per esempio, se un musicista bravo si trovava a suonare con un musicista non bravo, c'erano difficoltà a trovare l'accordo giusto, la sintonia. Uno finiva che divorziava dall'altro. E lei pensa, a proposito di divorziare, lei pensa che fra le coppie che si frequentano senza dubbio parecchio, questa sintonizzazione sia anche difficile oppure è estremamente non ci difficile. Si pensa? Probabilmente poi una delle cause più comuni della fine di una relazione è proprio questa mancata sintonizzazione, che nei primi tempi del rapporto viene trascurata perché si vive in una sorta di bolla in cui si condivide tutto. Però passata la prima fase di innamoramento folle, totalizzante, spesso poi non si riescono a trovare argomenti comuni con cui portare avanti poi il quotidiano, con cui affrontarlo, perché non sempre poi è facile, perché ognuno di noi naturalmente viene da un vissuto personale, familiare, diverso, e porta all'interno della coppia questo insieme di saperi, queste regole che possediamo a livello psichico, per cui farle conciliare diventa un po' difficile, per cui poi quando si dice la coppia scoppia proprio per mancanza di comunicazione, perché non riesce a trovare poi un terreno comune, fertile di comunicazione, di condivisione. Qualcuno diceva, non ricordo chi, che la prima fase è perché noi vediamo nel partner tutto ciò che desideriamo e pensiamo che ce l'abbia. Lei condivide questo? Sì, non mi ricordo. Sì, perché noi proiettiamo sull'altro tutti i nostri desideri, ma se questo è possibile nelle prime fasi del rapporto in cui si è in un certo senso allucinati, nel momento in cui comunque quell'innamoramento finisce, perché ci sono le diverse fasi comunque in un rapporto, poi si passa dall'innamoramento ad altre fasi più mature del rapporto, ma non sempre si riesce a superare indenni la fase dell'innamoramento e passare poi ad una fase più matura. Allora ci fermiamo nel momento dell'innamoramento per introdurre un altro discorso. L'iniziativa del ministro della salute Lorenzin a proposito della mancata o ridotta fertilità, è un fatto anche psicologico oltre che fisiologico, secondo lei? C'entra il desiderio di libertà dei due partner o situazioni economiche, ma penso che tutto sia riassumibile in un principio che possiamo definire di psicologia. Senz'altro sì, perché comunque le donne hanno lottato tantissimo per emanciparsi da questa, dalla maternità, dalla necessarietà della maternità, dalla smania di genitorialità, per cui hanno intrapreso un percorso di autonomizzazione da questo punto di vista. E questo, cioè, non necessariamente, perché non si nasce con l'istinto materno, non a caso negli ultimi anni sono emersi tutta una serie di casi in cui c'era proprio una difficoltà a fare la madre, ad essere genitore.
per cui è diventata una conquista non diventare genitori. C'è anche una scelta di vita, anche, ma ci può essere anche una sorta di immaturità dovuta ad una mancata assunzione di responsabilità, ma sicuramente la libertà individuale come tale non va messa in discussione, perché chi vuole comunque oggi può avere dei figli, perché ci sono infinite tecniche, insomma, per riuscire laddove la natura non facilita. Per bisogna cui forzare però la natura. Bisogna forzare la natura con... Potrebbe questo generare, adesso non sto parlando con la psicologa, ma diciamo con chi ha assunto notevoli dosi di medicina, questo potrebbe creare più malattie nel nascituro oppure no? No, con le tecniche nuove non si forza la natura, no, non si forza più di tanto, insomma è tutto comunque sotto controllo, poi tra virgolette. Stiamo parlando, dottoressa, di tante cose, ma visto che già c'è il matrimonio, abbiamo la fertilità, parliamo per un attimo invece alla difficoltà di educare oggi i figli. Tanti credo che abbiano paura dei vizi o delle droghe o che i figli possano delinquere e così via. Ma c'è veramente soltanto questo oppure c'è di fondo la necessità di creare di provocare anzi discussioni, liti con i figli, per cui si dà tutto, si sostituiscono in tutto e noi vediamo, io mi ricordo a 25 anni, a 26 anni già si era, non dico anziani, ma già ci sentivamo responsabili. Oggi vedo che c'è gente che a 42 anni dice io sono giovane, noi giovani e così via. Ecco, c'è un rapporto negativo che provoco alla scuola o provoco ai genitori o provoco alla società. Ecco, cosa bisognerebbe fare? Se lei fosse un Deus ex machina, quali rapporti migliorerebbe? Ma io non so quali, cioè io vedo le criticità nel rapporto genitori-figli, che sicuramente quelle di oggi sono diverse di quelle di 40 anni fa, perché comunque c'è un diverso modo di rapportarsi con i figli. C'è questa idea sbagliata di essere amici dei figli, per cui si viene meno al ruolo educativo, al ruolo autorevole, non autoritario del genitore, per mettersi alla pari con il figlio o con la figlia. E questo crea difficoltà. Crea difficoltà perché comunque un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza hanno bisogno di una guida. Nel momento in cui il genitore si sottrae a questa funzione di guida, comunque influisce pesantemente sul, non solo sul rapporto, ma anche sulla formazione della personalità del figlio, perché la guida è fondamentale, il genitore deve essere una sorta di paracadute, lanciarlo nel mondo, ma allo stesso tempo ripararlo nel momento in cui il bambino manifesta, il bambino, il ragazzo manifesta una difficoltà ad affrontare questo mondo. Però non sempre poi il genitore, forse ancora oggi sono troppo figli per poter diventare genitore, questa rincorsa alla giovinezza, a non cedere le armi, a non arrendersi, perché per diventare genitori occorre comunque fare un passo indietro, perché la priorità diventa il figlio. E non sempre si è disposti oggi in un'epoca estremamente narcisistica in cui i propri desideri, i propri bisogni vengono sempre messi in primo piano, a dover indietreggiare per dare la possibilità e per fare da guida soprattutto ai figli, per fare da genitore. Succede anche secondo lei che maggiormente quando le donne incominciano ad essere cinquantenni che la mamma diventa figlia e la figlia diventa madre? Ma perché sì, spesso sì, perché ripeto, è sempre connesso a questo mito dell'eterna giovinezza. Oggi non vogliamo invecchiare più, sia attraverso la chirurgia estetica, sia attraverso palestre, trattamenti vari. Anche il trucco. Anche il trucco. Cioè tutto ciò che contribuisce a dare di noi l'immagine di una persona giovane. Come se una persona con una certa età non avesse invece delle qualità enormi da non sottovalutare.
cioè è come se le qualità fossero legate solo all'estetica, viene a mancare l'etica in questa società. Quindi io madre o io padre non sono tale nei confronti di te figlio o figlia, ma ti sono fratello o sorella, quindi divento più giovane. Sì, ed è estremamente sbagliato perché viene a mancare nel figlio, quindi tutta quella ricerca poi all'esterno attraverso le droghe, l'alcol, lo sballo del sabato sera è anche in un certo senso stimolata e da questo comportamento genitoriale, perché anche i genitori escono altrettanto, una volta i genitori stavano a casa, comunque poi uscivano i figli, oggi i genitori escono prima dei figli. Dottoressa, mi viene in mente il rapporto per esempio col cane, le dico questo perché io non ho allevato figli ma ho allevato cani, vedevo tante volte che mio padre era più tenero nei confronti del cucciolo o poi del cane, mentre io sono stato sempre più duro e i capricci non glieli facevo fare. Ecco, il cane amava più senz'altro mio padre, ma riconosceva in me il capo. Ecco, e la paura di perdere questo amore magari che incide sul rapporto fra genitori e figli? Oppure non volerne sapere, non saperlo. Ma spesso si preferisce chiudere gli occhi, appunto, non sapere quello che in effetti stanno facendo, perché in quel caso bisognerebbe intervenire, bisognerebbe avere l'autorità per poter intervenire in maniera adeguata. Perché comunque nel rapporto con i figli vanno sempre dosate frustrazioni e gratificazioni. Un bambino estremamente e solamente gratificato nel momento in cui nel mondo esterno, all'infuori della famiglia, incontrerà la frustrazione, soccombe, perché non ha le armi per poterla affrontare. Un genitore dovrebbe anche frustrare il desiderio del figlio. Oggi assistiamo ad un eccesso, c'è proprio una mancanza di desiderio, perché tendiamo attraverso la materialità ad andare incontro ai figli colmandoli di un eccesso di beni materiali, ma privandoli di quello di cui poi forse hanno più bisogno, di una guida, dei consigli, di tempo per stare lì ad ascoltarli e consigliarli. A proposito di desiderio, non mi ricordo chi diceva che il momento più importante, anche nell'aspetto sessuale e così via, è il desiderio. Raggiunto per un ragazzo il bene per dei partner, il matrimonio o altro, c'è un calo di desiderio. Riportiamo il tutto ai figli, soddisfare così velocemente tutto ciò che viene richiesto ai genitori li rende più felici o li rende meno felici? Sicuramente no, perché il desiderio poi è il motore che spinge al miglioramento, ad andare avanti. E il fatto di non che neanche si crei questo desiderio comunque influisce anche sul modo di affrontare la vita. Sono annoiati. C'è la frase preferita oggi dei ragazzi: mi annoio. Oggi noi non avevamo il tempo di annoiarci. Perché cioè Leopardi credo che scrisse quelle bellissime poesie anche perché chissà quanto desiderò avere la sua amata, avere una vita normale. Dottoressa, senza dubbio questo incontro è stato molto interessante, abbiamo trattato tanti argomenti, non abbiamo approfondito nulla in specifico, ma nei primi approcci. È di sempre, solito si è così, comunque si va intanto io la ringrazio. Grazie per essere intervenuta, non solo a nome mio, della direzione di Telepegaso. A risentirci. Grazie.